Il diritto di precedenza di assunzione è previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 81 del 2015, nell'intento di stabilizzare i lavoratori precari, i lavoratori a termine. Come funziona questo diritto di precedenza? Lo scopriremo dopo la sigla. Il diritto di precedenza è il diritto del lavoratore a tempo determinato che ha lavorato per più di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro ad essere preferito nel caso in cui il datore di lavoro debba assumere entro i successivi 12 mesi dalla data di cessazione del contratto a termine un lavoratore a tempo indeterminato per le stesse mansioni svolte dal lavoratore a termine. Le lavoratrici madri che hanno lavorato per più di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro hanno diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro intende fare nei successivi 12 mesi dalla cessazione del contratto. E la legge prevede il conteggio del congedo di maternità usufruito durante un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro per il raggiungimento del periodo di attività superiore a 6 mesi utile a conseguire il diritto di precedenza. Nel caso di lavoratori stagionali, il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il datore di lavoro ha l'obbligo di indicare nel contratto il diritto di precedenza, poiché il lavoratore deve averne consapevolezza e deve essere messo in condizioni di esercitare questo diritto. Il diritto di precedenza infatti non opera automaticamente, ma va richiesto per iscritto al datore di lavoro. Il lavoratore e la lavoratrice madre devono chiederlo entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine. Il lavoratore stagionale deve chiederlo entro 3 mesi dalla scadenza del suo contratto. Il diritto di precedenza si estingue in ogni caso una volta trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il legislatore ha limitato il diritto di precedenza all'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, al di fuori del caso della lavoratrice madre e del lavoratore stagionale, per i quali il diritto di precedenza è previsto anche nel caso in cui abbiamo visto il datore di lavoro intenda assumere un nuovo lavoratore con un contratto a termine. Ora, solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato, ha l'obbligo di accogliere la domanda di precedenza dell'ex lavoratore a termine e non può assumere a tempo indeterminato un nuovo lavoratore per le stesse mansioni. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non assuma a tempo indeterminato un nuovo lavoratore, ma semplicemente trasformi a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a termine già esistente, che quindi viene solo modificato, non c'è violazione del diritto di precedenza. Qual è la conseguenza della violazione del diritto di precedenza? Ora, il lavoratore ha diritto non alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, ma soltanto ad essere preferito nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di fare nuove assunzioni a tempo indeterminato. Dalla violazione consegue dunque il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile per non avere il datore di lavoro rispettato gli obblighi contrattuali. Il danno poi nel suo ammontare va determinato in via equitativa dal giudice. Vi sono però anche sentenze che hanno riconosciuto al lavoratore il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che al risarcimento del danno. Per una valutazione del vostro caso, informazioni e assistenza, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!